Ci troviamo lungo il fiume Arno, l'Arno cantato da Dante Alighieri. E per i 700 anni proprio dalla morte di Dante, il Casentino e tutta l'Italia si è attivata per omaggiare il sommo poeta. Livio Valenti e la Nata lo hanno fatto in modo diverso. Sono andati a Poppi, luogo dantesco naturalmente per eccellenza, e invece di recitare i versi scritti proprio dal poeta, gli hanno scritto loro delle cose, naturalmente nel modo di Dante, e quindi sono andati a dirglieli addirittura lì, davanti al castello dei Conti Guidi in quel di Poppi, invitando poi tutti quanti a farlo, a scrivere delle terzine e poi a pubblicarle con l'hashtag appunto Dillo a Dante. Caro Dante, tu sei un cittadino, per questo i boschi ti fanno paura. Come sappiamo bene in Casentino, non esiste una selva così oscura da non trovarci un fungo o un cinghialino. Il fiorentino è imbranato, in natura. Tu che hai vissuto tanti anni in esilio e di traslochi ti sei fatto esperto, cambiando tante volte domicilio, dormendo là dove un letto era offerto, hai sofferto a mangiare il pane altrui. Ma ben sai che chi accoglie ha il cuore aperto. Di un po', ti sei levato qualche sasso dalle tue scarpe rotte di viandante con la bella invenzione del contrappasso? Anch'io, che sono solo un commediante, vorrei mandare qualcuno all'inferno e diventare famoso come Dante. Inferno, purgatorio e paradiso esisteranno. Di certo qui in terra si sperimentano il pianto e il sorriso. Si ama la pace, si fugge la guerra, si vuole vivere felici e contenti, senza il dolore che il cuore ci serra in una morsa. Tutti i nostri intenti sono rivolti a cercar di star bene ed evitare le note dolenti. Però la vita viene come viene e non si sfugge al viaggio nei tre regni. L'aldilà, l'aldiquà tutto contiene. La notte del 25 marzo del 1300... Dante Alighieri inizia il suo viaggio nei tre regni dell'aldilà, l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Qui incontrerà il poeta Virgilio, ma anche tantissimi altri personaggi e tanti eventi. Un'avventura che tutt'oggi in tutto il mondo si legge e si recita. È la Divina Commedia. Ed è proprio in occasione di questo giorno che su una proposta del Ministero dei Beni Culturali è stato istituito in Italia la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Ed è proprio in questo giorno che Dante si sarebbe ritrovato in una selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al pie d'un colle giunto laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata uscito fuor del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse al retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Il 2021 però è un Dante di molto particolare, perché in questo caso ricorrono anche 700 anni dalla morte del sommo poeta, che avvenne a Ravenna, suo luogo d'esilio, tra il 13 e il 14 di settembre del 1321. Quindi è anche occasione di parlarne, per quanto riguardano tantissime iniziative, con l'assessore del comune di Subiano, l'assessore alla cultura, Paolo Domini.
La Regione Toscana ha particolarmente promosso tutta una serie di iniziative celebrative che avranno luogo appunto e hanno avuto luogo oggi in Firenze e sono state divulgate a tutti i comuni ai quali è stato dato l'input di ricordare già fin da oggi la figura di Dante. Per questo motivo con i colleghi amministratori dell'ambito del Casentino abbiamo convenuto di lasciare comunque un segno tangibile della giornata di oggi illuminando di rosso un monumento, comunque un luogo che riguarda la nostra amministrazione comunale o che è un luogo particolarmente simbolico che possa essere legato o a Dante o comunque alla figura dell'epoca in cui egli è vissuto. L'amministrazione comunale di Subiano partecipa al progetto Le vie di Dante tra Romagna e Toscana, come naturalmente potrete scoprire sul sito Le vie di Dante. Certo, Subiano non ha luoghi specifici in cui si possa riconoscere il passaggio di Dante, non è come naturalmente tanti luoghi del Casentino, ma ha qualcosa di molto importante, l'Arno. L'Arno perché Dante va verso Arezzo e andando verso Arezzo nel 14° canto ricorda una cosa importante dell'Arno, l'Arno che torce il muso agli aretini. E così nel 14° canto del Purgatorio della Divina Commedia si legge: Boto li trova poi, venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa torce il muso. Proprio in questi giorni, riunendoci con i sindaci e con gli assessori di competenza del settore turismo e cultura, è venuto fuori un gradimento da parte della Regione nei confronti dell'ambito casentino, perché ha promosso una serie di iniziative già con tempo da realizzarsi durante tutto l'anno. È naturale che le iniziative che debbano essere svolte in presenza in questo momento sono condizionate dalla presenza del fattore epidemiologico che le impedisce. Per questo, diciamo, per questi primi mesi la gran parte delle iniziative si svolgeranno con i canali diciamo, online. La speranza di tutti è quella di arrivare verso la stagione estiva, allorquando diciamo, la maggior parte delle amministrazioni comunali promuovono iniziative nei propri territori legate alla figura di Dante Alighieri e che anche il Comune di Subiano sta portando avanti, alle quali comparteciperanno non soltanto le amministrazioni comunali ma anche le associazioni. È di questi giorni la comunicazione che ci è arrivata dalla locale associazione culturale La Cornucopia di ospitare una mostra fotografica, di organizzare una mostra fotografica riguardante i luoghi danteschi, quindi i luoghi casentinesi presso la Torre del Castello nel mese di agosto. Da parte nostra organizzeremo, come detto, iniziative a carattere culturale che coinvolgeranno anche la figura dei storici camminatori del percorso di Dante, il cammino di Dante in Casentino. Abbiamo avviato contatti con il referente principale di questa associazione, che è Riccardo Starnotti, che organizzerà delle serate a tema durante il mese di agosto nel nostro comune, dedicate a dei canti dell'inferno che lui ci illustrerà con accompagnamento di un musicale del violino. Vi informeremo anche in merito ad altri eventi che stiamo promuovendo al riguardo, che riguardano la figura di Dante Alighieri e che vedranno innanzitutto la presenza anche fisica nel nostro territorio durante il mese di giugno, presumibilmente nel primo fine settimana di giugno, del cammino di Dante che sarà percorso da seguendo il corso dell'Arno. Ora ritorniamo nei luoghi danteschi del Casentino al Castello di Romena insieme a Elisa Masini della cooperativa ambientale Oros. Ivi a Romena, là dove io falsai la lega suggellata del Batista, perch'io il corpo su arso lasciai. In queste parole del 30° canto dell'Inferno, i commentatori della Divina Commedia hanno riconosciuto il personaggio di Mastro Adamo, detto da Brescia, ma citato nei documenti come Magister Adam de Anglia. De Anglia ha dato luogo a svariate interpretazioni, dalle più immediate, che vedono Adamo originario dell'Inghilterra o della Bretagna,
alle più particolari, che invece identificano la provenienza dell'uomo con Agna in Casentino. Ad ogni modo, di lui sappiamo che era al servizio dei contiguiti di Romena, ma anche che non era un semplice servitore, bensì un magister, un mastro, insignito quindi di un titolo importante. Mastrodamo fu protagonista di un fatto realmente accaduto nel 1281 e di cui Dante aveva senz'altro sentito parlare, poiché all'epoca aveva circa 16 anni. Scoperta la sua attività di falsario, Adamo fu catturato e arso vivo dai fiorentini. Secondo la tradizione, fu proprio a causa di questo tragico evento che la località in cui avvenne l'esecuzione prese il nome di L'Uomo Morto, o Uomo Morto, come si chiama ancora oggi. Per il peccato commesso, Dante colloca Mastro Adamo nella decima bolgia, tra i falsari, condannato ad una sete incessante e all'idropisia, che gli deforma il ventre. Qui, presentatosi al poeta, Mastro Adamo menziona il Casentino e i guidi di Romena, presso i quali prestava servizio, Guido, Alessandro e il loro frate, cioè Aghinolfo. Furono costoro a spingerlo a falsificare il fiorino di Firenze, togliendo 3 dei 24 carati d'oro da ciascuna moneta e sostituendoli con metalli vili. Adamo aggiunge inoltre che sarebbe disposto a rinunciare all'acqua di Fonte Branda, pur di vedere i tre fratelli lì con lui all'inferno. Ma se io vedessi qui l'anima trista di Guido o d'Alessandro o di lor frate, per Fonte Branda non darei la vista. Infatti i conti, al momento troppo potenti e lontani per la giustizia fiorentina, erano riusciti a farla franca e per evitare ogni pericolosa forma di contrasto scelsero di allearsi con Firenze intorno al 1283, evitando così ogni condanna. Ed eccola la fonte Branda del Passo, qui a poca distanza del castello, da non confondere con l'omonima fonte di Siena, sicuramente più famosa, ma in questo caso meno pertinente. Il trentesimo canto dell'Inferno menziona quindi il Casentino, i Guidi e Romena, ed è proprio qui che fu composto da un Dante in cammino, bandito dalla sua Firenze e giunto nella nostra valle in cerca di ospitalità e protezione. Dante ieri, ma è ancora attuale oggi? Penso di sì, perché anche il Papa ne ha parlato. Il Papa che l'ha definito addirittura profeta di speranza, il Papa che l'ha definito testimone proprio dell'umana ricerca della felicità e naturalmente anche il presidente Mattarella che ha ricordato Dante come uomo di coerenza, dedicandolo proprio a tutti coloro che hanno una posizione istituzionale. Quindi che dirvi se non andiamo avanti in quest'anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del sommo poeta, 13-14 settembre del 1321. Tante sono le iniziative, ne avete sentite alcune proprio portate avanti anche dall'amministrazione comunale di Subiano insieme a tutto il territorio casentinese, dette appunto dall'assessore alla cultura del comune di Subiano Paolo Domini, e noi ci ritroveremo sicuramente in tante di queste occasioni. Ma c'è soprattutto una persona che vorrei salutare per l'impegno che ha messo nel costruire il cammino proprio di Dante in Casentino, ed è Riccardo Stannotti, che avete sentito naturalmente questo momento in cui ha declamato l'inizio del viaggio proprio di Dante, poi continua, quindi lo sentiremo ancora. E con questo chiuderemo, perché Riccardo Stannotti è stato veramente una persona che ha creduto tantissimo nel valore del sommo poeta quando ancora non eravamo in tempi forse pronti a recepire questo messaggio. Quindi complimenti a Riccardo Stannotti. Poeta, io ti riccheggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dove ordicesti, si chioveggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Quindi Dante dice che seguirà Virgilio fino alla porta del paradiso
appunto, di cui Pietro, San Pietro, ha le due chiavi che gli sono state affidate dal nostro Signore Gesù, e color cui tu fai cotanto mesti, ovvero portami a vedere le anime dei dannati al fine che io comprenda determinate cose che mi permettano andare un giorno in paradiso. Allor si mosse e io li tenni dietro. Virgilio parte e Dante gli va dietro, e così termina questo primo canto della Divina Commedia di Dante Alighieri.